e poi l'Unione Europea potrebbe seguire. Molte grazie. Grazie. Facoltà l'onorevole Bonafè. Grazie Presidente. Mi permetta come prima cosa di ringraziare la relatrice Auken per il lavoro determinato di questi mesi. Ma quello che portiamo a casa oggi, dopo un negoziato che andava avanti da tempo e che è stato sbloccato sotto la presidenza italiana, come è stato ricordato, è un provvedimento importantissimo, che va al di là del suo merito specifico, che è quello, come ricordavamo, di obbligare gli Stati membri alla riduzione dell'uso dei sacchetti leggeri di plastica, considerati uno dei fattori di inquinamento in generale e il primo dell'inquinamento del mare. Ma assume un aspetto, fatemi dire, simbolico, a mio parere. Perché? Ma se la normativa europea sui rifiuti è stata impostata sulle 4 R che stanno alla base di una corretta ed efficace gestione sostenibile, la prima R, la riduzione della produzione dei rifiuti, non sempre ha funzionato. Abbiamo anzi dati in Europa che, al netto della crisi, ci dimostrano come le quantità dei rifiuti siano al contrario aumentate in questi anni, anche per incapacità di mettere in atto politiche serie di prevenzione. Ecco, questo provvedimento parte proprio da lì, cioè parte per la prima volta andiamo ad agire proprio sul primo livello della gerarchia dei rifiuti. Andiamo a dire agli Stati che devono ridurre la produzione dei rifiuti con target obbligatorio, con l'introduzione di un prezzo. E passo all'altro punto qualificante del provvedimento. Con questa direttiva l'Unione Europea si dota di un importante strumento per far progredire l'economia circolare, nuova frontiera dell'economia sostenibile. Le nuove regole, attraverso la riduzione dei rifiuti, in questo caso le buste di plastica leggere, vanno contestualmente a promuovere un uso più efficace ed efficiente di risorse, con un impatto positivo sull'intera economia. Passiamo infatti da prodotti di mero uso e getta, insomma tipici di un'economia lineare, alla necessità di trovare invece soluzioni alternative meno impattanti per le risorse e per l'ambiente e che stimolano anche le nuove tecnologie verdi, per esempio la filiera della chimica verde alla produzione e ricerca sui sacchetti di matrice organica, una delle sfide virtuose della Green Economy. Chiudo dicendo che questo è un processo importante che deve andare avanti, come ci impegniamo a fare al più presto con la nuova proposta più ambiziosa che presenterà la Commissione sulla ciclo dei rifiuti. Grazie. 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 Onorevole Göling. Grazie Presidente. Grazie anche alla relatrice. Io ho accolto con favore la proposta della Commissione quando è stata presentata, poiché penso sia davvero necessario affrontare il problema dei rifiuti in plastica, soprattutto i sacchetti in plastica.